Questo ambiente fatto da Piazza Marti, Piazza Orsini, ma anche via San Berardo e via della Verdura, dove c'è un proliferare di parcheggi strani la mattina, li vediamo sotto la mattina, di furgoni. Abbiamo definito questa nuova indicazione, ma soprattutto ci saranno diversi stalli per i furgoni. Perché qui sarà in via della Verdura, in modo particolare degli stalli per il carico e scarico, ma anche in via Delfico, nelle aree limitrofe. Cerchiamo di definire diversi ambiti, in modo particolare ci sono 22 stalli in più per i carico e scarico, 8 stalli in più per diverse mendiabili. Anche qui vediamo a volte qualcuno con la macchina che parcheggia anche ovunque all'interno di questa piazza, gli daremo proprio degli stalli indicati. E in via Mario Capuani torna il Pilomat e la pedonalizzazione dalle 3 di pomeriggio alle 3 di notte. Sì, appunto, questa è un'altra novità. Lì i commercianti addirittura avevano chiesto dalle 10 di mattina, che insomma cose da dire 20 anni fa è quasi da non crederci. Oggi invece sono i commercianti stessi che ci chiedono di pedonalizzare parti importanti della città. Abbiamo trovato un compromesso, poi, perché anche i residenti poi chiedevano altre necessità, quindi dalle 3 di mattina alle 3 di notte. Sappiamo che la Capuana è una via molto vissuta e speriamo che continui a essere tale, ovviamente sempre nel rispetto reciproco soprattutto di chi ci abita. La delibera l'abbiamo approvata, adesso ci bisogna fare le ordinanze relative e poi la segnaletica zona per zona, quindi faremo degli step Corso San Giorgio, via Mario Capuani, le piazze principali, via Vinciguerra, insomma andremo zona per zona. La ditta è già avvertita, cercheremo appunto di farlo ovviamente il prima possibile, anche perché prima migliora l'ambiente urbano in questa zona, prima si dà un diritto maggiore nel diritto dello spazio pubblico che i cittadini vogliono, e meglio è anche per tutti quanti, per l'amministrazione in modo particolare.